le 10 piccole regole per realizzare una bella comunione fraterna. È la lotta intestina che il diavolo esercita dentro i nostri gruppi, è una lotta, sì, del nemico, ma quando si infitte nei nostri gruppi succede una lotta nella comunità. E allora ecco che cosa dobbiamo fare nelle nostre comunità quando avvertiamo il nemico che si è infiltrato, quando notiamo che siamo deboli e noi stessi siamo attaccati. Sono 10 belle regole, sono regole di combattimento nelle nostre comunità. Prima regola: non pensare e non dire male dei fratelli, né in loro assenza né in loro presenza. Avevo con me? Yeah. Non pensare, perché il male è dalla capoccia. Non pensare e non dire male, bocca. Male dei fratelli, né in loro assenza né in loro presenza. Prima regola. Seconda regola: mostrarsi con tutti accoglienti, cortesi, pieni di rispetto, evitare con ogni sforzo tutto quello che potrebbe ferire gli altri con il comportamento e con le parole. Essere uomini di pace, essere accoglienti, cortesi, amabili, non diciamo schizofrenici, va, e basta. Ora in una maniera, ora in un'altra maniera. Poi terza: sradicare dal proprio cuore, ecco il cuore, i sentimenti di invidia, antipatia. Possiamo avere tutta antipatia, quelle mi va e quelle non mi va, collera e quel che potrebbe essere più grave, proposte di vendetta. Siete in aglio, ci penso io. Ecco, cosa nasce di noi, però bisogna sradicare dal cuore l'invidia, che è la paura del diavolo. La gelosia è umana, l'invidia del diavolo, e la paura del diavolo, attento. L'antipatia è una cosa umana, la collera è una cosa umana e diabolica, quando diventa ira furibonda e prendiamo le sacche. La vendetta non viene da noi. Sì, noi siamo aiutati, ma il nemico che è padre dell'odio. Quarta regola: far sentire a tutti che li vogliamo bene, li stimiamo sinceramente e abbiamo fiducia in loro. Quinta: disporci a saper correggere con spirito di vitezza e di amore, e accogliere anche con umiltà le correzioni, la correzione fraterna fatta per amore e con amore, e disposti ad accogliere da tutti la correzione. Ecco, essere disposti ad essere corretti da chiunque, anche dall'ultimo. Saper chiedere perdono agli altri quando si è mancati in qualcosa. 7. Sapere essere accoglienti alle idee degli altri, senza intestardirci nelle proprie idee. Quindi amare e praticare il dialogo, facendo seguito ai pareri della maggioranza. L'antico detto: quod pluribus placet lex esto, pure 12 tavole. Le 12 tavole sono il codice più antico di Roma, quella prima delle Tauria. Ancora
ricordarsi sempre della grande regola dei padri: non condannare, non disprezzare, non rigettare nelle persone, nelle loro idee, ma sapere simpatizzare con tutti. Poi non farsi portatori di dicerie, provocando divisione e contestazione. Dice la scrittura, i proverbi: figlio mio, hai appreso qualche cosa, tienila in corpo, tienila nella pancia, non scoppierai. Dice, quando tu senti una cosa non buona, tienila per te. Ma se non la dico scoppi, no, non scoppierai, dice la scrittura. Perché se noi cominciamo a comunicare agli altri quelli che ho sentito, quelli che ho visto, quelli che ho notato, e allora ecco il nemico che si infiltra. Essere più pronti a cedere sui propri diritti piuttosto che reclamare i propri diritti. Qui tante volte io ho il diritto a questo, a questo, a questo. Cedere sui propri diritti e rispettare i diritti degli altri. Cedere agli altri e noi saremo al sicuro. Ed umiliarci sempre. Quando ci sentiamo feriti e umiliati, godiamo di essere assomigliati a Cristo Signore. Comunque, però, vengono date per praticarle queste regole, non per metterle nel cassetto oppure riderci sotto i baffi.